Allora, iniziamo a raccontare delle storie, storie in cui magari alcuni di voi si possono anche ritrovare. Incominciamo da lei, quindi ci racconti bene com'è successo, l'intento con cui si è avvicinato a Mi questa volevo multiproprietà, signor Gamba. ricollegare al discorso fatto dagli avvocati. Io ho acquistato a Venezia, presso la Domina Giudecca, delle settimane. Adesso, come ogni anno, Quindi lei si è recato, lei ha detto io voglio fare che cosa? Vuole avere una vacanza? Vuole avere fare un io investimento? vivo Perché? 40 km da Venezia, neanche. Quindi era un È assurdo investimento. che io andavo là per farmi 4 settimane o 5 o 6 settimane di vacanze. È assurdo. Chiaro. Là era una forma di investimento, perché era stato proposto come formula di investimento, con dei tassi abbastanza discreti, e questa formula ha funzionato per qualche anno. Adesso tutti noi proprietari, che abbiamo oltretutto rogitato anche, per cui esiste un rogito notarile, ci troviamo convocati come condomini e dobbiamo fare il bilancio, dove gli amministratori tirano fuori le varie spese, fra cui materassi, televisori e tutto il resto, che noi alla fine dobbiamo pagare per la quota nostra come millesimale. Oltretutto, essendo una proprietà, stiamo pagando anche l'IMU e l'ICI su qualche cosa che non ha un ritorno economico oggi. È quasi invendibile e stiamo subendo soltanto delle spese. Ma quando lei ha firmato questo contratto con questa società, quella che può essere, magari ognuno si ritrova nella sua, lei che cosa andava ad acquistare? Perché ravvedeva un investimento? Allora, Quindi acquistava una multiproprietà individuata in che cosa? Perché molte volte tanti sanno un appartamentino o la stanza collocata in una determinata struttura e c'è la era villettina. stata proprio messa sotto formula di investimento. Non era una questione di comprare qualche cosa. Per utilizzarla. Io a suo tempo avevo già comprato una proprietà presso la Domina al Coral Bay. Mi ero trovato discretamente bene perché in quel periodo là le cose funzionavano e mi era stato proposto questo di diversificare la roba dall'estero, portarla in Italia e di comprare qualcosa in Italia. Vivendo a 30-40 km Da dal Venezia. posto, ho detto intanto posso anche andare a vedermelo come stanno facendo e Quindi dovevano costruirlo ancora. oltretutto quando l'ho comprato sulla carta, non c'era niente. Il guadagno dove sarebbe arrivato? Il guadagno era su una percentuale che loro pagavano come investimento. Era abbastanza allettante la proposta, per cui uno diceva, Piuttosto che bene, lasciarli in banca, faccio questo piuttosto, investimento. ecco, Una rendita superiore. sì, che poi la legge vieta che la multiproprietà, l'offerta di multiproprietà sia veicolata come un investimento finanziario, per cui è un elemento, diciamo. Ma in realtà, tra l'altro, loro promettevano una rendita, no? Esatto, proprio quello Allora, che è vietato. noi ti garantiamo in un modo o nell'altro, o meglio, ti induciamo a lasciarci il godimento di questa Certo, multiproprietà, ti così tu non la usi garantiamo, non la usi legittimamente legittimamente per perché sei noi. tu a chiedermi, guarda, società che gestisci questo Anzi, loro ti albergo, facevano sottoscrivere. posso non usufruirla? Mi dai una rendita? Vuoi riaffittarmela? Ti chiedo questa Esatto. cortesia. In realtà erano moduli che partivano dalla società di gestione che inducevano i multiproprietari a cedere il godimento per queste fantomatiche rendite di affitti o comunque Esatto, di senza poi che lui possa sapere occupazione. se effettivamente è stato affittato o meno. Per Certo. cui non sai se quel mese, quell'anno porti a casa qualcosina, magari ti si compensano le spese di gestione, ma non è mai così. Gli garantì Per per cui due o tre forse è anni fatto solo in l'onorario, modo 1000, per 1200, evitare che lui vada lì, non era così mai loro stato fanno e menzionato il disfano. discorso che se non veniva affittata non si pagava, anzi, era Assolutamente. praticamente garantito un affitto che. Costante. Forfettario, tra l'altro, Sì. perché ti dicevano ti do 1000-1200 euro ad anno per settimana, tu ce la lasci, noi ce la Anzi, gestiamo. nel contratto era proprio messo la stanza che aveva per quel periodo là un prezzo. La somma di
delle stanze dava un totale dell'investimento che tu facevi. Quindi queste società che cosa hanno fatto? Hanno o venduto con un rogito vero e proprio o promesso di vendere attraverso un classico preliminare determinate settimane in questi complessi turistici o alberghieri. Cos'è successo? Che alcuni non sono stati andati a non sono arrivati a rogito e ce ne sono molti, non si capisce il motivo per cui. Quindi hanno versato fatto preliminare. Preliminare e basta, come avessero fatto preliminare. Non sono ancora proprietari di niente, sono di una promessa. Però continuano a pagare le spese. Non solo, ma se dovesse saltare il venditore, fallimento, sappiamo tutti che in caso di fallimento il curatore può revocare i contratti preliminari di compravendita immobiliare, per cui si perderebbe capra e cavoli. Caspita. Ci pagate anche le tasse sopra. Dopo quanto tempo si è rivelato non un investimento ma una spesa? Dopo 3 anni. Ah, proprio da subito, insomma. Quindi neanche ammortizzare le spese. Ma neanche per sogno. Allora, dopo vediamo cosa intende, cosa ha fatto, cosa intende fare, cosa vorrebbe fare, eccetera. Ci racconti la sua storia e anche gli intenti che c'erano. Sì, la mia è fortunatamente un po' più semplice del la mia. Io in un momento di piacere di viaggiare ero stato attirato da questa pubblicità in un albergo, proponevano queste settimane a Calpe in Spagna, quindi ho acquistato questa settimana e sono andato a fare il primo viaggio, quindi allettato da questa, intanto le promesse che mi avrebbero affittato la mia settimana quando io non volevo usufruirne, in modo da recuperare le spese di gestione, che quelle che stavano dicendo gli avvocati prima, a fregatura sul termine, è che dopo, oltre alle spese di gestione, mi sono arrivate le spese di manutenzione, qui è la mazzata ancora più grossa che non sapevo. In più mi dicevano che essendo sotto il governo spagnolo potevano decidere di aumentare le spese di gestione, io non ero impotente nel poter dire no, non può, sempre il solito discorso, sono troppe, gira e rigira. In realtà mi reco a visitare questa Esmeralda, questo posto a Calpe. La mia settimana non era molto considerata zone rosse o settimana rossa o altri colori, perché la rossa era quella più scambiabile, perché dopo ti dovevi iscrivere in un circuito RSI per poter effettuare lo scambio per altre molti proprietà. Ecco, anche si pagava, altrimenti il potere di scambio non ce l'avevi, che lo facevi. Quindi mi sono recato sul posto, visto che la settimana era poco scambiabile, e subito arriva l'alvoltoio che capisce che tu sei ancora disposto a cadere, cioè ti propone una settimana migliore, rossa, più scambiabile. E qui ho acquistato quella, l'ultima, all'Imperial Park di sempre Calpe, che era in costruzione, bellissimo posto, ma era in costruzione, quindi l'ho visto solo in costruzione, ho acquistato. Solo che dopo il primo impatto era impossibile affittarla, dovevi recarti sul posto. Già è difficile acquistare un immobile vero e proprio sulla carta con tutte le garanzie che ne seguono per la fiduciosione del costruttore, eventuali fallimenti e quant'altro. E me le scopri rendiamoci dopo. Conto che acquistare una settimana indeterminata rossa. Io ho acquistato una settimana rossa. Quanto l'ha pagata questa settimana rossa? Con l'aggiunta, l'equivalente di 10.000 euro, all'epoca erano sui 18 milioni, avevo speso dopo. Ci inducono, ti risolvo io questo problema, sì assolutamente, non ti va bene quella settimana, te ne vendo un'altra. Infatti era stato, è un po' come quelli che promettono la rottamazione, no? Quelli che promettono oggi la rottamazione ti dicono, io quella lì che non ne puoi più quella settimana te la cancello, però compri un'altra cosa mia che è un'altra cosa, è bellissima. Ecco, anche quello bisogna stare molto attenti. Bisogna stare attenti. Certo. Quando si parla di dismissione di molte proprietà, magari ne parleremo prossimamente in un altro appuntamento. Bisognerebbe sulle dismissioni. Lì bisogna stare molto attenti perché è evidente che c'è la possibilità di risolvere il problema con la cessione, però è importante rivolgersi a soggetti che sono in grado di gestire questa situazione, perché è capitato in passato che fantomatici venditori venivano a casa, ti risolvo il problema e le mettevano in un cassetto. Sì, ci vuole il suo tempo per la dismissione della multiproprietà, però tanto loro puntano sul fatto che per un anno e mezzo non ti arriva nessun sollecito dal resort, perché tanto le spese ogni anno vengono richieste, per cui io intanto in quell'anno prendo i soldi, magari chiudo la società e scappo. Arrivederci. Fantastico.
Allora, considerando, quindi lei a questo punto ha visto questa Sì, bellissima l'opportunità era, al stanza. momento io viaggiavo, mi piaceva, dopo, nel momento in cui ho cominciato a incontrare delle difficoltà, da autodidatta ho cercato in tutti i modi di potermi liberare, perché era più conveniente fare un viaggio da solo piuttosto che spendere il volo, andare sul posto, le spese di gestione, manutenzione, cominciava a essere Sì, solo perché un uno effettivamente si fa impegno. suggestionare da queste Scambio. Sì. cose, Poi diventava magari difficoltoso appunto ultimamente. gli scambi, promessi. E quindi anche andando sul posto, andando in agenzia, andando sugli stessi uffici che non trovi nessuno, perché poi è difficile trovare un Sì, qualcuno un che, referente, un guarda, non c'è referente, mai non lo nessuno trovi, con cui e quindi interfacciarsi. giri come una trottola e vieni, come dicevo, allora io ho fatto provato in internet diverse strade fino di arrivare alla Federazione contribuenti, ma prima di allora poi ti arrivano proposte a casa di chi ti vuole scambiare con punti, chi ti vuole scambiare la tua con un Rogito in Sardegna che magari è più prestigioso, più, e quindi se non stai attento rischi di trovarti con più contratti, più E cose e c'è non chi è te ne finito liberi. in questa No, situazione? beh, Assolutamente. persone che conosco so che sono caduti in questo tipo di tranello, pensando di toglierne uno, se ne sono trovate Certo. due, quindi dovevo pagare doppie spese di gestione, È molto delicata manutenzione. come questione quella della dismissione della multiproprietà e Mamma mia. quindi bisogna stare molto attenti. C'è la possibilità, è evidente, Sì, c'è però. la possibilità. Beh, per fortuna. Ovviamente Io però sono non, è riuscito, una ma. possibilità che se uno ci prova da solo bisogna fidarsi a dei professionisti che fanno questa cosa ma proprio in particolare, perché la cancellazione di una quota, che molte volte non è proprio una vera e propria cancellazione, perché il resort prende atto che tu rinunci, ma la quota rimane lì. Perché è come praticamente un puzzle, non è che prendi un pezzo e lo stacchi, no, non è più tuo quel pezzo lì, però quando si fa una dismissione normalmente la quota non viene cancellata, o viene reintestata dalla Certo. società che ha la proprietà del resort, oppure società senza scrupoli la girano a un altro, oppure girano tutte le quote ritirate a una società scatola che Fichissima. si riempie di quote, dopo 2 anni non paga più niente e il resort fallisce. E poi vanno a prendersi con questa società che ha la sede nell'isola di Man o alle Esatto, infatti Bermuda. quello volevo dire perché teniamo conto della legislazione che molte volte vengono sottoscritti questi contratti con In sedi di quelle paesi. stesse società in chissà quali paesi, per cui c'è una legislazione completamente Esatto. diversa. Questo forse è Sì, bene sì. rendersene conto, no? Come il discorso del, vabbè, quando ci si mette su questi siti e così via, che le leggi non valgono le leggi italiane, ma No. valgono le leggi delle sedi delle Ecco, società che però vanno ad ricordiamolo a aprire. tutti i consumatori che quando io stipulo in Italia, io In Italia, un altro sono discorso. tutelato dalla normativa italiana in tutti i suoi aspetti. Se compro all'estero, Questo. Beh, la situazione è già la diversa, poi situazione è tra già l'altro. diversa perché non sei più, per esempio, in Italia ti arriva al domicilio il venditore che ti ha chiamato prima, ha fissato l'appuntamento e in quel caso opero tutte le garanzie. Ma se sono io ad andare all'estero a comprarmela, Lì è ancora più difficile la lì situazione, perché la garanzia comunque è sì, ridotta. come dire, si interfacciano tutte quelle che sono le normative nazionali con quelle internazionali e del paese In materia di locale. trust abbiamo una normativa per quasi per ogni paese del Certo, mondo. poi tra l'altro molto spesso parliamo dei certificati perché mi vengono in mente quelli sono quelli che sono stati più veicolati, avevano un prezzo di 15-16 milioni, arrivavano a 22-24 milioni con il finanziamento. Sì, perché poi Molto c'è tutto il spesso anche qui c'erano discorso. delle finanziarie senza scrupoli che Infatti questo era il discorso. applicavano degli interessi TAEN, TAEG, quindi degli interessi annuali sul prestito che arrivavano al 15-17%. Allora, queste sono situazioni che nel momento in cui vengono analizzate da professionisti hanno la possibilità di trovare anche una soluzione. Sì, una soluzione positiva, proprio perché di fronte a un dato matematico incontestabile, oltretutto adesso c'è Cassazione 2013 che ha Certo. stabilito che il tasso usuraio si incorpora a tutti gli aspetti, non solo TAN e TAEG, per cui soprattutto in quei vecchi finanziamenti sulle multiproprietà c'è sempre Però una attenzione, buona sono sempre chance. spese, cioè bisogna stare molto attenti. Quello che dite voi è Sì. corretto, però che non si induca a prendere sotto gamba la cosa No, perché infatti poi bisogna sempre molti. affidarsi a persone Esatto. competenti e anche lì attenzione perché da quello che so Non si. l'ambiente è un po' E poi vario. non si improvvisano. Esatto. Assolutamente. Io sono più di 10 anni che mi occupo solo di multiproprietà e quando vedo in giro colleghi che magari un po' si
così si improvvisano, mi fa un po' ce sorridere. Ne hanno fatte due, un po'... fa un po' sorridere. E attenzione anche a questo, vogliamo vedere come è andata poi a finire, perché naturalmente abbiamo raccontato l'inizio, teniamo conto che ci sono anche le componenti psicologiche di forte pressione che le persone subiscono, o gli allettamenti che senza dubbio giocano un ruolo importante in certi poi periodi. Giustamente si diceva prima fuori onda, vai in un posto, vai in vacanza, vedi il luogo stupendo, ovvio che sei allettato in quel momento, anche perché sei svagato con la mente sopra, sei i pensieri, più aperto, aperto, non sei in difesa, per cui... non sei in difesa, non ti viene posto magari durante il luogo di lavoro oppure tra le preoccupazioni delle pareti domestiche. Detto questo, pubblicità subito, poi torniamo insieme per tirare un po' le fila del tutto il discorso.